Da eroi a dimenticati, dagli applausi all'oblio. Si sentono un po' così i lavoratori della sanità privata in piazza in tutta Italia per invocare il rinnovo del contratto nazionale, fermo da 14 anni e nuovamente inceppato. Protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro della sanità privata dopo 14 anni di assenza. Sembrava che finalmente si fosse arrivati a un punto d'incontro. Entro il 31 di luglio doveva essere previsto l'incontro per la ratifica del testo definitivo del contratto e le parti datoriali si sono tirate indietro. I sindacati in campo con le tre sigle principali ricordano il senso di responsabilità della categoria tutta durante il periodo più nero del Covid. Non chiediamo favori, ma giustizia. Siamo arrivati a un passo con la firma dell'ipotesi e adesso ce lo siamo visto scippare perché i datori di lavoro hanno deciso che nonostante si fossero impegnati a firmare questa ipotesi dovevano ancora pensarci, non erano ancora convinti e quindi non hanno firmato il testo definitivo. Ci sono dei lavoratori qui che stanno aspettando, che hanno fatto il loro lavoro, che sono stati eroi durante questa pandemia, sono stati ripagati in questo modo, quindi come sindacato noi dobbiamo essere a fianco di questi lavoratori per ottenere assolutamente la firma di questo contratto. E non si pensi a una questione unicamente privata, incalzano, il danno delle proprietà ricadrà sulle spalle della collettività. Questi sono predoni, non solo perché non rinnovano il contratto ai lavoratori su cui guadagnano tantissimi soldi, ma anche perché stanno riducendo lo spazio della sanità pubblica, non è colpa loro certamente, ma stanno facendoci pagare la sanità tantissimo, per cui i cittadini devono saperlo. Queste mosse che stanno facendo per alzare di più quello che vogliono, che non sono bastati i soldi, le pagheremo sulla sanità di tutti, per cui la salute è un bene primario e prezioso, non può essere mercificato in questo modo. Sì, perché gli stessi operatori del privato rischiano di pagare un prezzo due volte salato, retribuiti poco, ma visti come privilegiati. Mi auguro che molto presto si riesca a giungere alla conclusione di questa lunga ed estenuante trattativa, che si possa arrivare alla fine ad avere un contratto firmato, perché noi non siamo dei lavoratori di secondo livello e siamo anche lavoratori a cui deve, come detto, deve essere riconosciuta una dignità.